Zombie Apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui ancora una volta per il classico appuntamento settimanale del giovedì con i premi della Weekend League e del Division Rivals, sperando che quest'oggi riusciamo a portarci a casa qualcosa di buono. Andiamo subito a vedere. Eccoci in game, andiamo subito a riscattare premi della Weekend League fuori classe 2, ho fatto ancora una volta 25. Andiamo subito dunque con i player pick, che come al solito ci vengono buttati di prepotenza. Andiamo con il primo, ci sono tanti giocatori buoni questa settimana. Va bene, Batshuayi, ce lo prendiamo, visto che gli altri erano un po' bruttini. Secondo pick, andiamo un po', Valencia non è male. Valencia non è assolutamente male, devo dire la verità. Ultimo pick, ancora Batshuayi e niente, prendiamo Olsen. Come al solito, niente di che. Buttiamo tutto quanto al club. E prima di riscattare i premi delle Rivals, io vorrei aprirmi i premi della VL, perché se bene o male riusciamo a fare dei crediti decenti, prendiamo i pacchetti, altrimenti sono costretto a dover prendere i crediti per fare la sfida di Ferdinand. Quindi io direi di andare subito con il pacchetto da 100, sperando che ci dia almeno un walkout. Attenzione, walkout incredibile, non ci credo. Ci sei, Spagna, DC, no, potevi essere Ramos. Capriola, incredibile, atletico. Vabbè, direi che me lo prendo, però l'illusione è stata tanta. Attenzione, c'è anche Aspas. Vabbè, mettiamo tutto alla lista di trasferimenti, almeno gli 80. Ok, poi buttare via. Tutto bene. E andrei diretto con il pacchetto da 3x, sperando anche qui di vedere un walkout. Ho un po' paura ad aprirlo. Andiamo subito. E c'è un walkout incredibile. Che è successo stamattina? Chi sei? Brasile? Portiere? Allison, attenzione, Allison. Non male, inaspettato soprattutto. Gli altri, sì, Wijnaldum e Rashica. Andiamo in diretta, quanto costa Allison? No. Amarezza, maledetto, sta passando i crediti. No. Vabbè, un'illusione è stata. Pensavo di aver fatto il botto invece. Vabbè. Siamo a 39. Svainaldum, questo non mi prego, dammi una gioia. 70, attenzione, 73. Vabbè, questo sarà sui 70, facciamo così. Vabbè dai, non è andata male, su, assolutamente positivo questo pack. Quindi io direi che ci possiamo riscattare i premi delle Rivals a questo punto e mi andrei a prendere i pacchetti. Credo di aver fatto rank 1, sì, rank 1 di divisione 1, ieri sera, no, ah sì, ok, rank 1, e ieri sera ho nerdato in una maniera allucinante, quindi direi di prendere pacchetto Mega e pacchetto Ultimate senza ulteriori indugi. Che magari oggi la fortuna ci sorride. Dimmi che ho venduto anche Wijnaldum. Bene, bellissimo. Ok, quindi andiamo ad aprirci subito pacchettino Mega. Vabbè, walkout da questo non me l'aspettavo, però Lavagne, Italia, DC, Barzagli sicuramente. Infatti, vabbè, Barzaglione
comunque un 84, non lo disdegniamo. Salutiamo tutto l'esperimento, questo non ci piace, questo sì. Ok, non ci piace. No, ok. 1500 crediti che li portiamo a casa. Adesso pacchetto Ultimate, 30 giocatori, 30 oggetti, tutti oro e tutti rari. Dita veramente incrociate. Vediamo subito. Spero walkout. Attenzione, stamattina. Chi sei? Ti prego. Fioris. Pogba o Kanté. Però decent, 88 comunque non lo buttiamo via. Sotto potrebbe esserci qualcosa. William Carvalho, vabbè. Devo dire la verità, stamattina è andata sufficientemente bene. Pensavo assolutamente peggio. Però vabbè. Abbiamo fatto un discreto numero di crediti stamattina. Che dire ragazzi, stamattina è andata, devo dire la verità, sufficientemente bene. Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon numero di crediti. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana qui su YouTube. Tenete d'occhio Twitch perché ogni tanto sto andando live con le Division Rivals. Quindi vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi.